Buongiorno a tutti e finalmente riesco a registrarvi questo video haul che è pieno di tante cose, abbigliamento, scarpe, make-up, acquisti a Lucca Comics, prodotti beauty, insomma c'è veramente di tutto e non vedevo l'ora di farlo perché ho voglia di iniziare ad usare le cose, di metterle anche a posto, però aspettavo che arrivasse tutto di modo quindi che potevo quindi farvi il video. Prima di iniziare vi ricordo ovviamente di iscrivervi se non siete iscritti e di attivare anche la campanellina per le notifiche, ma soprattutto di seguirmi sui social e Instagram, lì ci tengo veramente tanto perché, come vi dico sempre, però veramente mi ci impegno, posto veramente quasi tutti i giorni e quindi insomma ci tengo che più persone vedano le mie foto. Detto questo, io direi di iniziare già da quello che indosso, perché altrimenti se no mi metto a parlare di tante altre cose e mi dimentico. Vorrei innanzitutto farvi notare, poi ora vi farò tutta la sfilata, questa meravigliosa magliettina con questo scollo asimmetrico, il cuoricino trasparente e tutti i glitter, che è di Yujo. Ebbene sì, ho fatto un acquisto da Yujo di questa magliettina e dei jeans che ora vi farò vedere, perché era da tanto che non acquistavo da Yujo, ma per me questo è veramente il brand di abbigliamento preferito, anche se ovviamente sapete che i prezzi non sono proprio economicissimi, però ogni tanto qualcosa me lo concedo e soprattutto quando ho bisogno di jeans io ormai, cioè, vado solo lì, mi rivolgo solo a Yujo e questi in particolare che ho acquistato li avevo visti in vetrina al negozio, però quando sono passata io il negozio era chiuso e quindi poi mi sono rimasti impressi e li ho presi online, tanto ormai anche lì con la taglia vado tranquilla, prendo quella che corrisponde insomma alla 38 italiana e vado tranquilla, so che mi starà bene. E poi ho voluto acquistare il mio secondo paio di Dr. Martens, perché avevo già acquistato un paio violetti chiari, più estivi, primaverili, però volevo un paio di Dr. Martens black, pesanti, insomma più invernali. E la scatola è piena, è piena, mamma mia, ma oggi che dico, è vuota perché li sto indossando e quindi poi ve li faccio vedere, ma volevo dirvi il modello che ho preso, che è il modello Gomez, proprio sì, come quello della famiglia Adams, black, e io ho preso il 36, io normalmente porto il 35, però il 35 Dr. Martens non c'era di questo modello e quindi ho preso il 36, che comunque va bene lo stesso. E volevo praticamente questi Dr. Martens. Ero partita con l'idea di prendere quelli classici neri, non proprio quelli super opachi, quelli un po' lucidi. Poi ho visto loro e quando li vedrete anche voi, cioè se mi seguite su Instagram li avete già visti, perché ieri ho postato già due foto perché, cioè, li ho provati, li ho messi e non li avrei più voluti togliere. Oggi li ho messi, li porto, quindi da stamattina sono andata al lavoro e sono comodissimi, nonostante a tenerli in mano sembrino veramente molto pesanti, ma in realtà non è così. Quindi ora vi faccio la sfilata e vi faccio vedere tutto. Dunque, innanzitutto vi mostro il dettaglio del golfino, che secondo me è veramente carinissimo, proprio perché è fatto di tulle con questi pois e poi è tutto super super luminoso, e secondo me tutte queste cosine che ho preso si abbinano veramente molto bene. Comunque il golfino è questo, quindi ha una lunghezza che arriva tipo a metà sedere più o meno, maniche lunghe, insomma è comodissimo, morbidissimo, è un po' elasticizzato, però è veramente morbido e anche caldo. E poi ho voluto prendere loro questi meravigliosi jeans che hanno questo dettaglio della banda laterale tutta glitterata,
ve lo faccio vedere più da vicino, cioè guardate come è illuminato, spero che dalla videocamera renda. L'unica cosa che mi piace pochino è che sono comunque a vita alta, non in modo esagerato, però insomma sì, un po' a vita alta lo sono, e questo un po' mi dà fastidio, io preferisco molto quindi a vita bassa. Però a parte questo, sono anche della linea bottom up e quindi sono quelli che tirano un pochino su il sedere, e io adoro questi jeans perché sono elasticizzati ma sono di un morbido fantastico, cioè veramente è come avere addosso la tuta. E come state anche un po' vedendo sotto, ci sono i Dr. Martens che ora vi faccio vedere. Cioè, questa è la meraviglia dei miei nuovi anfibi. Allora, hanno questo dettaglio bellissimo qui della fibbia davanti, che diciamo dove passano i lacci, e lo trovo veramente bello. Mi piace tantissimo questo dettaglio delle cromature perché è tutto super super luminoso, ma sono fantastici perché sono carini anche da dietro. Spero che si veda, perché hanno tutte queste borchiette che veramente li rendono molto molto femminili secondo me, e non lo so, a me piacciono tantissimo. Sono riconoscibilissimi perché hanno le classiche cuciture gialle, però sono veramente molto molto particolari e io li adoro. E insieme agli anfibi, però queste oggi non le ho messe, ho preso anche questi fantastici calzettoni neri con i teschi. Cioè, secondo me questi con quelli sono la morte sua, come si suol dire. Cioè, sono carinissimi, piacciono moltissimo. Sto veramente pensando anche a un prossimo tatuaggio con un possibile teschio, non lo so, ci sto pensando. E comunque io ho preso la S. Poi passiamo al makeup barra prodotti per il corpo. Allora, ho voluto fare un rifornimento da Sephora di creme per il corpo, e ho voluto riprendere le mie adorate creme per il corpo di Rituals. Se mi seguite sapete che io adoro questo brand Rituals perché hanno delle creme per il corpo fantastiche, hanno dei profumi intensi. Questa per esempio è fatta con rosa indiana e miele dell'Himalaya. Questo non credo di averla mai presa. Ed è, sono carine perché hanno anche sempre qua una scritta un po' filosofica, insomma un po' così, e qui c'è scritto che di scoprire l'antica arte del vivere in modo saggio e l'arte di aumentare la pace e l'armonia nella vita di tutti i giorni. Quindi impariamo e scopriamo quest'arte. Magari bastasse solo una crema per questo, però appunto sì, sono bellissime. Mi piace molto anche il packaging, questo oro rosa del tappo è fantastico. Non la apro perché non ha senso aprirla per usarla tra qualche mese magari, però sì, è bellissima. E questa è di 220 ml. Oltre a questa ho preso anche quest'altra che è fatta con latte di riso e boccioli di rosa, di ciliegio. Qui c'è scritto: in Giappone la fioritura annuale, appunto sapete, no, dei ciliegi, del sakura, è stata celebrata per secoli e simboleggia la bellezza della vita. Fate sì, insomma, che ogni giorno sia come, insomma, lo sentiate come un nuovo inizio. E questa è il ritual, infatti ho sakura, e anche questa è bellissima. Questa è di quella linea invece che ha il tappo bianco. Allora, questa credo di averla già riutilizzata perché non lo so, questa frase l'avevo risentita. Questa sicuro non l'avevo mai utilizzata, quindi sono curiosissima.
hanno un potere idratante, un profumo, queste creme è fantastico e durano anche parecchio, e anche questa è super super sigillata. Poi, tra le varie scelte delle creme per il corpo, mi era comparsa anche questa e io l'ho presa. Però poi in realtà, quando mi è arrivata, era una crema per il viso, quindi la utilizzerò come crema per il viso, e è della marca Origins, e questa è il Ginseng. È comunque una crema energy boosting, quindi che energizza molto, ultra idratante, e quindi credo che ce ne sia bisogno in inverno, soprattutto comunque con il freddo. E questa, non so se c'è scritto con cosa sia fatta, ma non credo, parla solo di tecnologie innovative, insomma, e cose varie. Anche questa è sigillata e quindi non l'apro. Comunque, ecco, io credevo di aver preso comunque ben 3 creme corpo, e invece no, ma non fa niente, tanto le uso. E poi passiamo agli acquisti di make up. Ok, allora, io da credo un paio d'anni, forse anche più, non acquisto tantissimo make up. Ok, magari lo so, acquisto le Naked quando escono, perché faccio la collezione, quelle mi piacciono. E però insomma, ecco, non è che sto ad acquistare ogni cosa che esce, anche perché sarebbero molto spesso solo doppioni, cambierebbe solo il packaging. Ma questa volta io sono caduta nella trappola della edizione natalizia di MAC. Allora, io sono andata sul sito perché sono passata in negozio e non avevano questo prodotto, però mi serve, e sto parlando del Fix Plus. Allora, io non volevo il Fix Plus normale, volevo quelli che sono comunque o con i glitter o che sono aromatizzati, profumati, volevo quelli, non ce l'avevano, per cui sono dovuta andare sul sito e ho preso non solo questo. Comunque vi voglio far vedere anche questo che ho preso, e adesso insomma farò delle riprese ravvicinate, così vi faccio vedere tutto nel dettaglio, perché ho preso sì il Fix Plus particolare, ma ho preso anche un rossetto e un ombretto dell'edizione natalizia. Però tutti questi prodotti meritano proprio un close up. Allora, partiamo dal Fix Plus. Allora, io ho voluto prendere questo, che è quello un po', diciamo, olografico. Vorrei farvi vedere, spero che si veda dalla videocamera, perché dalla inquadratura non riesco a capirlo, ma anche la confezione è bellissima, perché ha tutti i glitter cangianti ed è veramente molto molto carina. Infatti non credo che la butterò, almeno per il momento. E questo è quello che ho preso io, che è il Pink Light, come vedete. E praticamente, se riesco a farvelo vedere scuotendolo, ma credo che dovrò scuoterlo un bel po', insomma ci perderò tempo, se si vede è pearlescente. E io di solito appunto il Fix Plus lo uso perché lo spruzzo, qui c'è ancora molto di prodotto da agitare, lo uso perché lo spruzzo sulla Beauty Blender prima del fondotinta, mi piace molto l'effetto che si crea, secondo me il fondotinta rende molto di più, e mi piaceva quindi dargli questo effetto un pochino più luminoso, perché in inverno c'è bisogno. E poi, rullo di tamburi, ho preso un rossetto natalizio. Allora, cioè, questo è il packaging, come vedete è carinissimo con queste stelline, e io ho preso il rossetto, che comunque è un colore che veramente non ho. Allora, questo è il packaging, cioè guardate che meraviglia, questi non sono attaccati, sono proprio così incorporati insomma nella confezione, quindi non si rovinerà mai questo packaging. E io ho preso il colore Kiss of Stars e guardate il rossetto com'è. Ora, io non credo che questi glitter, cioè siano credo che siano solamente esterni, non lo so se anche il rossetto li rilascerà. Di solito le collezioni natalizie non sono mai veramente fantastiche come qualità, però cioè anche se questo rossetto alla fine non mi piacerà, non fa niente, perché lo terrò veramente lì in esposizione, perché è, cioè, è bellissimo. Così come bellissimo è questo ombretto. Allora, questo ha la stessa confezione del rossetto
e questo è lo Spellbinder Shadow, quindi è di questa linea. E guardate anche questo, il packaging com'è. Questo è ruvido al tatto, però comunque non si staccano, è bellissimo. Il colore è il Wishful Thinking e questo è il colore che praticamente è lo stesso dello smalto che ho, è un caso, cioè veramente è un caso. E questo è il colore. Io spero che si notino anche tutti i glitter che ci sono. Questo mi ispira tantissimo e già domani io penso di postare su Instagram una foto sia con questo e sia con questo, perché li voglio provare assolutamente. Poi questo ve lo faccio vedere un po' alla veloce perché non è che siano acquisti molto particolari, però sono stata per la prima volta, credo, da Tiger e ho fatto degli acquisti. Allora, questa è la busta che mi hanno dato con questi occhi, questi cuoricini, insomma. Ho preso un po' di cosine. Allora, innanzitutto, perché costavano veramente pochissimo, innanzitutto ho preso il porta biancheria per il lavaggio della biancheria delicata ed è quindi quello piccolino per la lavatrice, e questo mi serviva veramente. Poi ho preso questa cosa che io volevo da tanto. Allora, ok, non sarà quello più fantastico del mondo, perché quello più fantastico del mondo che ho visto costa 100 euro, mentre questo io l'ho pagato 7 euro, quindi non credo che sia fantastico quanto quello, però lo desideravo. Ed è praticamente quella specie di, non so come si chiami tecnicamente, manichino che serve a farlo mettere nelle varie posizioni come, diciamo, punto di riferimento per poter poi disegnare. E quindi l'ho voluto prendere perché anziché andare a cercare magari delle immagini su internet, magari uno appunto lo mette come vuole, come proprio ha in mente la cosa, e poi disegna. Quindi questo mi piace tantissimo, è abbastanza movibile e spero che non si rompa facilmente, perché tanto penso che la fine sia quella. Poi ho preso queste quattro confezioni di tè. Sono praticamente due green tea e due black tea. Anzi no, due green tea. Però questo è un tè verde, che poi c'è, sto facendo tutte queste scene quando potrei benissimo aprirlo. Ok, allora ho preso questo che è un semplice green tea, però mi piaceva veramente tantissimo il packaging perché tutti questi colori veramente con il cielo grigio, con la pioggia, mettono allegria. Questo invece è un black tea che è al gusto, comunque profumo, sapore di frutti di bosco. E poi ho preso quest'altro che invece è un tè bianco alla pesca. Mi ispirano tantissimo perché sono veramente amante dei tè. E questo invece è un tè verde alla melagrana. Quindi io questi pure non vedo l'ora di assaggiarli perché mi ispirano veramente tantissimo. Poi ho preso, lo so, è stupido, ma mi serviva un mestolo di legno. Poi ho preso un porta spazzolino da denti perché a volte mi capita che mi devo spostare e insomma mi serviva anche questo, e l'ho preso rosa, quindi è quello proprio, ora c'è tutto l'adesivo da staccare, vabbè, comunque quello ad astuccio. E poi ho preso questo specchio che mi serviva non tanto per il bagno, ma insomma mi serviva per un altro uso. Comunque ho preso questo specchietto rosa che ha il suo appoggino dietro, ma volendo da utilizzare anche per appenderlo, che ha come al solito lo specchio normale e lo specchio ingrandente.
lo devo pulire perché è zozzissimo, però mi piace veramente tantissimo, è davvero fatto carino secondo me, rosa così. Poi insomma per i prezzi che hanno questi prodotti sono carini. E poi ho preso questa mollettina semplicissima a cerchietto, ma io ultimamente le sto mettendo perché fortunatamente mi si stanno allungando i capelli e quindi ho voluto prendere anche questa. Ok, quindi questo è fatto. E ora acquisti del Lucca Comics. Piccola parentesi, sono stata di nuovo a Lucca Comics dopo un anno che non ci andavo e ci sono stata il 2 novembre. Ok, la giornata è stata un pochino uggiosa, però insomma poco, quindi diciamo si stava bene. Però quest'anno a me la cosa ha deluso, perché per entrare ovunque serviva il biglietto e il biglietto costava ben 22 euro. Ora, per chi non è tanto patito come me, 22 euro sono davvero tanti, e per entrare magari solo al Japantown o poco più, perché comunque poi c'erano le file, quindi non è che mi mettevo a fare chissà quante file, più che altro mi interessava andare al Japantown, era veramente tantissimo e quindi non l'ho pagati. E quindi niente, ho girato un pochino lì così, ho visto, e poi però ho trovato un posto dove si poteva entrare senza biglietto a fare acquisti, e avevano i Funko Pop, perché quest'anno per me l'obiettivo era comprare un Funko Pop, e quindi ho fatto una piccolissima fila e poi sono entrata. Che poi tra l'altro in questo negozio ho scoperto poi, cioè sì, no, cioè ho capito che c'era qualcuno di importante, però non avevo capito a vederlo così chi fosse. Poi, cioè dopo che me l'hanno detto, ho capito che era un attore e lo conosco anche. Ora il nome non me lo ricordo. C'era un attore che stava lì insomma a firmare autografi, comunque a parlare, ed era un attore di Star Trek, un po' anziano, però, cioè il nome veramente non me lo ricordo. E c'era scritto anche che comunque aveva a che fare con Game of Thrones, e a me ha affascinato tantissimo, perché stava parlando con una coppia di ragazzi e mi ha affascinato il suo modo di parlare. Aveva un inglese praticamente perfetto e poi aveva un modo di parlare molto elegante, un filo di voce, un tono di voce che era non forte ma nemmeno debole, cioè proprio perfetto. E anche la velocità con cui parlava non era né troppo lento né troppo veloce, cioè parlava veramente in un modo affascinante ed era veramente bellissimo ascoltarlo. Comunque io stavo girando per il negozio e ho preso due cose, quindi questi sono gli unici due acquisti che sono riuscita a fare a Lucca Comics, però cioè meglio di niente è. E non li ho pagati nemmeno tanto, perché tutti e due li ho pagati 28 euro, quindi più o meno ci può stare. Ho preso il mio primo Funko Pop. Io non ce l'avevo mai avuti questi pupazzetti, ora lo apriamo insieme. E ovviamente il mio primo Funko Pop non poteva che essere Disney, e io mi sono presa il Vampire Jack, che cioè, non poteva essere diversamente, perché Nightmare Before Christmas di Tim Burton è uno dei miei film preferiti, sia per la storia bella comunque, ma soprattutto per l'arte che c'è dietro, proprio tutto il lavoro, lo studio, cioè è un film fantastico. E questo è il mio primo Funko Pop. Anche di questo io ho fatto delle foto su Instagram, andatele a vedere, e trovate appunto il link anche sotto. E quindi niente, questo cioè carinissimo, non vedevo l'ora di fare questo video per poterlo poi mettere da qualche parte, carinissimo. E poi ho preso una tazza e girando ho trovato questa tazza, che è la tazza di Deadpool. Questo personaggio io lo adoro. Allora, io questa tazza non credo che la userò come tazza, perché ne ho veramente tantissime, credo più che altro che la terrò sulla scrivania come portapenne, così, perché tanto con tutte le scroll box che mi arrivano, cioè già ho appienato tutti i portapenne che ho, quindi un altro mi fa comodo. E io adoro questa tazza perché c'è Deadpool, che è uno dei miei personaggi preferiti della Marvel,
perché non so se si possa definire un supereroe, però comunque è mortale, quindi comunque qualche potere ce l'ha, ma è cattivo, egoista e maleducato, cioè è fantastico, cioè i suoi film sono veramente deliziosi dall'inizio alla fine. È un anti-eroe, però alla fine è anche bravo, è anche buono. E questo in versione Kibi, cioè non poteva sfuggirmi. E quindi mi sono presa anche questa bellissima tazza che appunto io utilizzerò come portapenne. Poi in tutto questo gran macello ho trovato anche altri due prodotti che mi sono presa da Douglas, che erano scontati e in più mi hanno fatto anche un altro sconto, non ho capito bene il perché. E mi sono presa due struccanti. Ho preso lo struccante per gli occhi di Clarins, che è l'Instant Eye Makeup Remover. Quindi mi sono presa questo bifasico, perché io sì, adoro avere due struccanti, uno per gli occhi e uno per il viso. E poi della Biotherm invece, e questa non l'avevo mai provata, ho preso l'acqua micellare, che appunto è molto ciclico, molto efficace e rapida. E una cosa che sto guardando ora, non so se sia normale, perché io finora nelle acque micellari non avevo mai provato questa cosa e non so se si vede anche in videocamera, ma ci sono tutte delle piccole particelle galleggianti. Non so, speriamo che sia una cosa del prodotto e che non sia un po' così, non lo so, va bene, lo proverò. E quindi niente, tutti i miei acquisti sono finiti, ve l'ho detto che sarebbero stati tanti e non esageravo, però veramente volevo fare appunto un video unico perché erano veramente tante cosine, e questi video un po' pieni di tante cose secondo me sono carini da vedere. E quindi niente, chiudo perché credo che questo video verrà lunghissimo. Quindi vi ricordo di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina, di seguirmi sui social, soprattutto Instagram. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao!